Io mi dissocio completamente, voi dovete smetterla di farmi vedere questi cosi, questi articoli, ci avete preso gusto nel tempo secondo me, e più che altro io devo smetterla di fare video su ste cose. Spikes X Familia, Family, non so perché dico famiglia, penso perché mi si è una roba preso per il culo, non so, Dominic Toretto, mi viene in mente Fast and Furious. Non so, l'assurda accusa all'anime sessualizza una bambina. Mi dissocio completamente da queste cose, signori di YouTube, di Twitch, di La primavera inizia a farsi sentire e tra l'altro non solo per il naso, per le allergie. Abbiamo già trattato il primo episodio di Spike's Family, molto bello, lo porteremo sul canale. Mi raccomando, è un anime che secondo me è quello più figo della primavera, quindi seguitelo in maniera legale su Crunchyroll, non mi pagano. E insieme al candore delle belle giornate e all'imprevedibilità della pioggia giungono anche i nuovi anime. Tra i vari, Spike's Familia ha delle caratteristiche che lo pongono come uno di quelli in lizza per essere nominato serie migliore della stagione. Sono d'accordo, però secondo me a mani basse lo vince. Chiaramente, trovandoci ancora agli episodi iniziali, queste affermazioni si basano chiaramente solo sui giudizi ottenuti attraverso il manga, che io, ripeto, non ho letto perché sono un fruitore dell'anime in questo caso. Ma in ogni caso le possibilità sono molto elevate, essendo una serie che prospetta un futuro longevo, con più di 20 episodi e prodotto da due importanti studi come Wit Studio e Cloudworks. Queste qua sono tutte, diciamo, cose che non servono, secondo me. Servono più che altro forse a farti capire di cosa si sta parlando se non conosci l'opera. Wit Studio e Cloudworks, adesso sappiamo chi sono. Il risultato ottenuto dal primo episodio è stato impressionante, raggiungendo un rating che dimostra già l'apprezzamento degli spettatori verso la trama e le prime intenzioni tra interazioni tra i protagonisti, l'assassina Thorn Princess, l'agente spia Twilight e la piccola innocente Anya. Allora, non so dove l'abbiano vista Thorn Princess, perché la moglie deve ancora arrivare, arriverà nell'episodio 2, ma forse qua siamo nel futuro, non lo so. Però, ripeto, l'agente spia Twilight a me piace molto come personaggio, ma Anya sta diventando veramente il personaggio mio preferito della serie per come si pone, è troppo intelligente. Mi piace, mi entusiasma molto, ed è lei la protagonista di questo articolo sicuramente. Guidati da missioni e motivi diversi, tre si ritroveranno, a interpretare la figura di una famiglia felice. Tuttavia qualcuno online sembra non sia andare a genio alcune cose, che non siano andate a genio alcune cose, riuscendo a scatenare così una polemica alquanto discutibile. Un utente in particolare ha voluto accusare Spike's Familia di sessualizzare la bambina Anya, riferendosi ai momenti di interazione con il padre. Ma in che senso? Cosa vuol dire? Questa immagine qui? No? Le polemiche evergreen colpiscono anche Spike's Familia. Sulla celebre piattaforma cinese TikTok, ovviamente poteva nascere su TikTok questa cosa, ovviamente. Ah, tra l'altro ci sono su TikTok, trovate il link qua sotto in descrizione nel primo commento del video se foste curiosi, ci sono anch'io. Questa è l'accusa mossa da un utente riguardante una scena specifica che si è presentata durante il primo episodio, procedendo a registrare la parte incriminata e condividendolo con il suo shock sui social. Ah, quindi abbiamo addirittura... interessante. Avrà registrato lo schermo, fico. Inevitabilmente il suo post è stato poi ripubblicato ovunque sul web, come risultato la sua critica è stata ritenuta assurda e insensata dalla stragrande maggioranza della community, come è logico supporre. Nella clip pubblicata su TikTok si può vedere la spia nel ruolo di papà, soprannominato Lloyd Forger, che è l'identità che assume per interpretare la missione che abbiamo visto nell'episodio 1 e che sarà probabilmente lo sfondo di tutta la stagione, mentre solleva in aria la figlioletta Anya Forger. Dopo che i due hanno saputo della missione di quest'ultima alla prestigiosa Accademia Eden, che è, diciamo, il fulcro, l'obiettivo principale dell'episodio 1, cioè arrivare all'Accademia Eden, ma di fatto, cioè, sì, è perché è contento, cioè, insieme al video viene aggiunto lo strambo commento dell'utente: odio che sessualizzano la bambina nello show ogni volta che si trova con il padre. I hate the way they sexualize the little girl in the show whenever she's with her dad. Ma in che senso? Se 2 milioni di visualizzazioni per sta roba? Ma perché? Ma perché? Ma perché, ragazzi miei? Perché sta cosa? Me lo spieghi? Non ha senso.
non c'è una motivazione. C'è semplicemente un coglione che tira su, perché lei tira su la bambina. No, il coglione non è ovviamente Twilight, ma è il coglione è quello che fa sto post. Ma effettivamente che cos'è che ti fa pensare che questa cosa potrebbe essere una sessualizzazione di un personaggio, di un bambino? Cioè il fatto che un padre tenga in aria la figlia così. Vacca boia, che... ragazzi miei, ma che infanzia ci ha avuto sto tizio qua? È molto greve, cringe. Egli afferma ciò basandosi sul modo in cui la bambina arrossisce durante le scene, interpretato così come un modo per sessualizzarla. No, non funziona così. E per questa dichiarazione possa sembrare un tentativo di ottenere popolarità, cosa della quale sono assolutamente d'accordo, perché bisogna cavalcare l'onda effettivamente di queste cose, perché non si può vedere in questo una... No! C'è più problemi chi vede la sessualizzazione di una... Cioè, ripeto, se tu vedi la sessualizzazione di una bambina in queste scene, è perché probabilmente il pedofilo non è il padre. Mi sono spiegato? Mi sembra veramente una cosa assurda. Quindi è chiaro che penso sia semplicemente un motivo per ottenere popolarità e basta. Che bisogna ammetterlo, è riuscito nel suo intento, viste le oltre 2 milioni di visualizzazioni. Ci sta, touché, perché anch'io a mio modo adesso gli sto dando popolarità. La persona autrice di questo post dice di parlare sul serio. E va bene. Inoltre pare che ci siano anche altre critiche verso Spike's famiglia, che sono state rivolte invece all'ultima parte dell'episodio, dicendo che l'anime spinga una visione di normalità basata esclusivamente sull'avere una famiglia tradizionale. Ecco, questa è già una criticità che volendo potrei già capire di più, ma non condividere il fatto che il Spike's Familia non rende il concetto di famiglia, cioè il concetto di famiglia è un concetto molto ampio, non è un genitore, cioè un padre, una madre e una bambina, semplicemente per il contesto, no, di famiglia classico, canonica, no, non ho detto canone, è semplicemente, ripeto, le persone quando pensano a una famiglia idealmente pensano a un genitore che è un sesso maschile di sesso femminile, poi ma è sbagliato perché nel senso tu stai bene in una famiglia anche se effettivamente i genitori sono dello stesso sesso, se di fatto queste persone sono delle persone serie, rispettose, ma, cioè indipendentemente da com'è, secondo me almeno, secondo la mia opinione. Ma anche un solo genitore, cioè nel senso basta che il nucleo familiare che sia composto da due persone almeno sia un nucleo positivo per la crescita di un individuo, basta, non è che servano tante altre cose. Questo è secondo me il concetto di famiglia. Poi vabbè, ripeto, vederci una criticità che spinga verso la famiglia, no, anche lì mezze cagate, sovraletture che non hanno senso. Detto ciò amici miei, fatemi sapere cosa sono nei commenti, cosa ne pensate, noi ci vediamo in un prossimo video o in una prossima live. Ciao a tutti, bolidi. Ehi, ciao ragazzi, grazie per essere arrivati fino alla fine del video. Sapete che qui ne potete trovare altri, vero? Ciao a tutti, bolidi! Alla prossima, dal pelatone più potente che ci sia.